Bentrovati al quarto appuntamento della Biblioteca dell'Anima. Sono ancora in compagnia di Cristina Rizzo e il libro che abbiamo scelto oggi è Daisetsu Teitaro Suzuki, Introduzione al Buddismo Zen, editore Astrolabio Ubaldini, Roma, 1970. Allora, siccome lo Zen è un argomento abbastanza vasto, e noi vorremmo cercare così di dare anche un po' un'introduzione generale per far capire a chi non è, chi ha digiuno dello Zen di capirci qualcosa in più, però vorremmo dare anche, come dire, provare a immergerci in che cosa sia lo Zen, anche attraverso qualche aneddoto che ci fa capire come opera il pensiero Zen nei confronti di chi non ne ha idea. Quindi, Cristina, prego, direi così di iniziare il nostro viaggio di questa quarta puntata nel mondo dello Zen. Sì, che è un mondo molto vasto e io direi che questo può essere un primo video introduttivo e poi magari in futuro, un po' più Certo. avanti, potremo fare anche qualcos'altro perché è un argomento che merita un po' più di approfondimento. Comunque, se dovessi un attimo inquadrare cos'è lo Zen, io direi che possiamo iniziare con i celebri versi, la definizione che ne dà Bodhidharma, e cioè che è una speciale trasmissione da cuore a cuore, al di fuori delle dottrine. Non si basa sulla parola scritta né sui testi. Punta direttamente al cuore dell'essere umano. Vedere la propria vera natura e diventare un Buddha. Questa è la definizione dello Zen, secondo i versi di Bodhidharma. Bodhidharma viene definito, diciamo, il primo patriarca, dello Zen. È un leggendario monaco indiano. Si racconta forse dagli occhi azzurri e imponente. Si racconta anche che dall'India va in Cina e all'imperatore che gli chiede quali meriti lui, l'imperatore, avesse acquisito contribuendo alla diffusione del buddismo, costruendo tempi, eccetera, eccetera, Bodhidharma rispose: nessun merito, proprio nessuno. Ci possiamo immaginare lo sgomento dell'imperatore. E perché? Bodhidharma gli risponde: nessun merito. Chi è che cerca il merito? La mente egoica, ovviamente. Tuttavia, era solo l'inizio della conversazione. Infatti, vabbè, il sovrano rimane sorpreso e chiede a Bodhidharma: qual è il principio fondamentale della dottrina buddista? Il monaco allora risponde: vasto vuoto e niente di santo. Chi sei tu? Chiese allora l'imperatore. Non saprei, gli risponde Bodhidharma e poi se ne va. Ovviamente, insomma, non è stato proprio un modo gentile di trattare l'imperatore, ovviamente. Allora, questo è un aneddoto, insomma, lo Zen è collegabile anche, e magari questo ne parleremo un'altra volta, al koan di Kashyapa e del fiore offerto dal Buddha in silenzio. Quindi una dottrina segreta e che ha a che fare con questo aver capito di Kashyapa, ma in silenzio, sorride, ha capito, gli altri non hanno capito, ma lui ha visto il fiore e ha compreso. All'interno del buddismo, o meglio del Buddha Dharma, come si dovrebbe più esattamente chiamare, troviamo la tradizione Zen. E la tradizione Zen, appunto, sì, dall'India. Va in Cina, da in Cina passa in Giappone, dove tuttora è fiorente, insomma, in Giappone
Il buddismo Zen è il buddismo sicuramente più, che ha più formato la cultura giapponese, no? È più presente, mentre in Cina non è quasi più presente il buddismo. Invece in Giappone c'è ancora una tradizione viva. E fra le varie tradizioni zen, diciamo, nella tradizione zen, diciamo, le varie scuole, le principali sono la Linzai e la Soto. Allora io inizierei. Sì, tu hai parlato prima del libro di Suzuki, però leggiamo qualcosina anche da un altro libro che è Da una chiave per lo zen. Di Thich Nhat Hanh, che è un maestro vietnamita, quindi dello Zen, però non quello non tradizione giapponese, ma quella vietnamita, comunque in sostanza è abbastanza simile. È la tradizione vietnamita, che sarebbe anche un po', diciamo, l'inzai, quello che in Giappone è l'inzai. E dice Thich Nhat Hanh, l'attenzione necessaria. Mi viene in mente una breve conversazione fra il Buddha e un filosofo della sua epoca. Ho sentito dire che il buddismo è la dottrina dell'illuminazione. Su quale metodo si basa? Che cosa praticate ogni giorno? Chiede il filosofo. Allora il Buddha risponde, camminiamo, mangiamo, ci laviamo, ci sediamo. Cosa c'è di così speciale nel fare queste cose? Chiunque è in grado di camminare, nutrirsi, lavarsi, sedersi e via dicendo. Signore, quando camminiamo siamo consapevoli che stiamo camminando. Quando mangiamo siamo consapevoli che stiamo mangiando. Quando la gente comune cammina, mangia, si lava oppure siede, generalmente non è presente a quel che sta facendo. Nel buddismo la consapevolezza è la chiave di volta. La consapevolezza è quell'energia che diffonde luce su ogni cosa e attività, producendo il potere della concentrazione, provocando intuizioni profonde e il risveglio. La consapevolezza è alla base di ogni pratica buddista. Allora sempre Thich Nhat Hanh dice, quanti di noi vivono come un morto? La prima cosa da fare è tornare in vita. Risvegliarci ed essere consapevoli di ogni nostro gesto. Siamo consapevoli che stiamo mangiando, bevendo, oppure stiamo sedendo in meditazione, o forse stiamo sprecando il nostro tempo persi nella distrazione. Distrazione poi nel senso, cioè pensieri meccanici, un po' come diceva in un certo senso la volta scorsa, dicevamo con Uspensky, no? La consapevolezza ci permette di concentrare la nostra attenzione e di riconoscere ciò che stiamo facendo. Solitamente siamo ostaggi della nostra società. Disperdiamo le energie da una parte o dall'altra. Il nostro corpo e la nostra mente non sono in armonia. Con la consapevolezza di ciò che stiamo facendo, dicendo e pensando, iniziamo a resistere nei confronti dell'invasione del mondo che ci circonda e preveniamo ogni possibile percezione errata. Una volta accesa la lampada della consapevolezza, tutto il nostro essere risplende. Ogni pensiero ed emozione passeggera viene illuminata. Riacquistiamo la fiducia in noi stessi, non siamo più sopraffatti dalle ombre dell'illusione e la nostra concentrazione si sviluppa sino al massimo delle sue potenzialità. In definitiva, il buddismo Zen ci porta a una chiara visione della realtà, a vedere le cose per quello che sono, e ciò viene ottenuto con il potere della concentrazione. Tale chiara visione è l'illuminazione. L'illuminazione è sempre una illuminazione riguardo qualcosa, non è un concetto astratto. Il buddismo è nato verso la fine del VI secolo avanti Cristo. Il termine buddismo proviene dal verbo sanscrito bud, che nelle scritture vediche significa anzitutto conoscere, ma anche risvegliare. Colui che conosce, colui che si risveglia
viene denominato Buddha. Il buddismo è quindi una dottrina del risveglio, una dottrina della comprensione e della visione profonda. Nel buddismo la liberazione scaturisce dalla comprensione e non in virtù della grazia o dei meriti. Ecco anche perché Bodhidharma disse all'imperatore: nessun merito. Il maestro Zen Lingji una volta dichiarò: se incontrate il Buddha, uccidetelo. Se incontrate il patriarca, cioè Bodhidharma, uccidetelo. Questa frase porterà sicuramente un gran sconcerto nell'animo delle persone che si basano unicamente sulla devozione. Il suo effetto dipende dalla mentalità e dalle capacità della persona che ascolta. Se uno studente ben dotato, sarà in grado di liberarsi da ogni autorità e realizzare dentro di sé la realtà assoluta. La verità non è un concetto. Se ci afferriamo ai concetti, perdiamo la realtà. È proprio per questo motivo che siamo chiamati a uccidere i concetti, cosicché la realtà possa manifestarsi. Uccidere il Buddha è l'unico modo per riuscire a vederlo. I nostri concetti riguardo al Buddha possono impedirci di vedere il Buddha stesso. Il Sutra del perfetto risveglio afferma: tutti gli insegnamenti del Buddha non sono altro che un dito che indica la luna. Per riuscire a individuare la luna ci serviamo del dito, ma dobbiamo fare attenzione a non confondere la luna con il dito. E poi, per esempio, lui riporta alcune celebri storie zen, koan, per esempio questo. Un giorno un monaco chiese al maestro di parlargli dello zen. Il maestro gli risponde: hai già fatto colazione? Sì, maestro, allora vai a lavare la tua ciotola. Sei riuscito a inquadrare un attimo la situazione? Quindi arriva un monaco, mettiamo un novizio, un qualcuno appena entrato nel monastero, nel tempio: maestro, sono qui, ho bisogno, no? Questo bisogno di capire, di sentire, no? Di parlami dello zen, no? Dammi della comprensione. E il maestro, che è un vero maestro, perché il vero maestro ovviamente non cerca di tirare fuori la comprensione da te stesso, di portarti verso te stesso e non di istruirti, no? E gli dice: hai fatto colazione? Sì, cioè, c'entrava niente, però sì. Allora vai a lavare la tua ciotola. E Thich Nhat Hanh commenta: vai a lavare la tua ciotola non è qualcosa di diverso dal dire vai e vivi una vita realizzata. Sì, ma infatti, cioè, e questo è il punto, che uno da occidentale magari va lì, molta gente fa così, no? Va in questi posti credendo di accedere a un non si sa quale conoscenza, perché pensano di dover essere istruiti in qualcosa. E poi fanno queste domande e il maestro ovviamente gli risponde in questa maniera spiazzante, che però è il cuore, no? Anche del modo di comunicare, che non è logico, che non è così analitico come uno si aspetterebbe in Occidente, che poi è lo Zen che anche Suzuki evidenzia, giusto? Esatto. Leggo l'ultima storia da qui, poi passiamo a Suzuki. L'ultima è un monaco che chiese al maestro Zen: per quale motivo Bodhidharma venne in Cina? Oppure, insomma, un'altra versione è comunque: come mai il barbaro venuto dall'Occidente, lo chiamano anche così Bodhidharma, come mai il barbaro venuto dall'Occidente è venuto qua in Oriente, no? E la risposta è: il cipresso nel cortile. Lasciamo agli ascoltatori la riflessione su questa sentenza. La soluzione, va bene. La soluzione. E quindi no, dicevo appunto che il testo di Suzuki riafferma questo, che alla fine lo Zen non è un sistema di pensiero come lo intendiamo in Occidente, fondato sulla logica, sull'analisi, è qualcosa di completamente diverso, che capisco magari a molti potrebbe anche, come dire,
anche deludere, no? Perché chi si aspetta chissà quale filosofia alla maniera occidentale e poi in realtà trova tutt'altro, non meno profondo. Appunto, ma il fatto che lo aiuti a trovare qualcos'altro non è da sottovalutare. Certo, anzi è proprio quello il punto. Esatto, quindi per esempio leggiamo qualcosa a proposito dal libro appunto Introduzione al Buddismo Zen di Suzuki, di Daisetsu Teitaro Suzuki. Lo Zen non è un sistema fondato sulla logica e sull'analisi. Se è qualcosa è senz'altro agli antipodi della logica, con questa volendo intendere il modo di pensare dualistico. Lo Zen non ha niente da insegnarci sulla via dell'analisi intellettuale, né dispone di un corpo di dottrine da imporre ai suoi seguaci con l'accettazione. Per questo nello Zen non esistono testi sacri o articoli di dogma, né formule simboliche in grado di aprire un adito al suo significato. Se mi si chiede poi che cosa insegna, dovrei rispondere: lo Zen non insegna nulla. Quali che siano i suoi frutti, essi maturano nella mente di ognuno. Siamo noi i nostri maestri. Lo Zen soltanto ci mostra la via. A meno che tale indicare non sia già un insegnare, non esiste certamente nello Zen nulla di programmaticamente organizzato attorno a quelle che potrebbero essere le sue dottrine basilari o i suoi fondamenti filosofici. Lo Zen aspira ad essere buddismo, ma tutti gli insegnamenti buddisti esposti nei sutra e nei sastra non sono per lo Zen che mera carta straccia, utile soltanto a levare un po' di sporco dalla mente, niente più. L'idea di base dello Zen è di venire in contatto con l'interna vitalità del nostro essere e per la via più diretta, senza ricorrere ad alcunché di esteriore o di sovrapposto. Una fede assoluta è riposta nell'essere interiore dell'uomo. L'unica autorità accettata dallo Zen proviene da dentro. Questo è vero nel modo più assoluto. Anche il raziocinio è considerato una facoltà relativa e non definitiva. Lo Zen non ha nulla a che vedere con lettere, parole o sutra. I sutra sono i testi, cosiddetti testi sacri del buddismo, no? Ciò che ti si chiede è solo di afferrare il punto direttamente e là raggiungerai la tua pacifica dimora. Qui si manifesta quel semplicissimo sé che è il volto originario del tuo essere. Qui si disvela il più splendido paesaggio della tua terra natale. E poi Suzuki ci racconta questa storia. Un discepolo, il solito discepolo, no? Che va dal maestro. Io vengo qui per cercare la verità del buddismo, disse un discepolo al maestro. Perché vieni a cercarla proprio qui? Gli risponde il maestro. Perché vai così girovagando e trascuri il prezioso tesoro che hai a casa? Cioè, la casa era poi dentro di sé, no? Non avendo io nulla da darti, qual è dunque la verità del buddismo che tu aspiri a trovare nel mio monastero? Qui non c'è nulla, assolutamente nulla. Altre volte il maestro direbbe: io non lo comprendo lo Zen, io qui non ho nulla da dimostrare, perciò è inutile che tu resti così in attesa, come se volessi estrarre dal nulla qualcosa. Illuminati da te stesso, se lo desideri. Se c'è qualcosa da prendere, prendila da te stesso. L'oggetto della disciplina Zen consiste nell'acquisto di un nuovo punto di vista per scrutare dentro l'essenza delle cose. Se voi avete contratto l'abitudine di pensare in modo logico e concordemente alle regole del dualismo, liberatevene e potrete accostarvi a qualcosa di simile al punto di vista dello Zen. Voi ed io, dice sempre Suzuki, viviamo per ipotesi nello stesso mondo, ma chi può dire che la cosa comunemente definita pietra e che sta ora davanti alla mia finestra è identica per entrambi? Tu ed io sorseggiamo una tazza di tè. Il gesto in apparenza è simile,
Ma chi può dire quale grande differenza soggettivamente vi sia tra il tuo bere ed il mio? Nel tuo può non esserci lo zen, mentre il mio ne è colmo. La ragione di questo è che tu ti muovi in un cerchio logico, mentre io ne sono fuori. Anche se in effetti non vi è nulla di nuovo nel cosiddetto punto di vista zen, il termine nuovo è adatto a indicare il modo zen di considerare il mondo. Questo acquistare un nuovo punto di vista è definito Satori. Per Satori si deve intendere un modo intuitivo di scrutare, in contrasto con l'apprendimento intellettuale e logico. Quale che sia la definizione, Satori significa lo schiudersi di un nuovo mondo rimasto impercepito nella confusione della mente dualistica. Possiamo dire che lo Zen va anche oltre, perché da quello che hai letto si capisce quasi che anche delle forme di illuminazione, come possono essere il buddismo, sono ancora un passo inferiore rispetto a quello che vuole fare lo Zen, perché lo Zen ti vuole proprio liberare totalmente, anche paradossalmente, da quelle forme di meditazione che possono già essere considerate per alcuni delle forme di illuminazione, di distacco dal mondo reale. Ma lo Zen va oltre, ti dice liberati anche di quello. Esatto, infatti c'è proprio una storia, ce ne sono varie di storie, ma me ne viene in mente una dove si dice appunto, ecco, potremmo fare, perché sono belle le storie zen, no? Un po' come le storie sufi, no? Potremmo fare anche una puntata solo sulle storie, e mi viene in mente una dove si dice, in sostanza, c'è uno che insomma medita, pensa che la meditazione sia tutto, no? Per raggiungere l'illuminazione, anche il maestro, insomma, c'è una frase, gli viene detto in sostanza che se per raggiungere l'illuminazione bastasse sedersi, anche le ranocchie sarebbero illuminate oggi, al giorno d'oggi ormai, insomma. No, ma io questo però, scusami, lo anche per l'ascoltatore occidentale, questa cosa dello zen, o comunque queste forme di pensiero che stimolano anche alla riflessione interiore, secondo me sono l'esempio più radicale della libertà che ci possa essere, perché non ti vanno a dare delle ricette politiche, culturali, religiose, cui tu devi attenerti, che devi seguire, anche quelle più apertamente, diciamo così, rivolte apparentemente verso la libertà dell'individuo, però niente più di questo ti sta dicendo, cerca di essere davvero libero e indipendente, ma davvero. Sì, perché non è un instillare qualcosa, una verità rivelata, un qualche cosa dentro una persona, no? È invece fare in modo che quella persona, semmai, dagli degli strumenti affinché quella persona possa fiorire, sbocciare da sé, cioè raggiungere il proprio essere, entrare in contatto con il suo spirito, con il suo cuore, con il proprio essere. No, perché giustamente questa cosa dell'insegnamento, bisogna chiarirlo, perché altrimenti, cioè, il mondo occidentale, tranne qualche occasione così, è fondato su questa idea dell'insegnamento, cioè il maestro che insegna al discepolo qualcosa, il discepolo ovviamente poi prende questo insegnamento, lo fa proprio e lo trasmette a sua volta. Ora, siccome certamente l'insegnamento un punto di vista culturale, se lo prendiamo da un punto di vista culturale, è certamente interessante, però da un punto di vista della libertà dell'individuo e della sua indipendenza, certo questo tipo di insegnamento non è il massimo, perché non stimola alla riflessione e al pensiero personale, ma potrebbe diventare dipendenza. Potrebbe diventare dipendenza, è chiaro, no? E quindi noi capiamo che se tu hai una situazione in cui hai un maestro che, ti insegna delle cose e finisce lì, possiamo anche in un certo senso convenire, ma se, come spesso accade, il maestro ha mala fede e quindi ti insegna delle cose perché vuole manipolarti, vuole spingerti a fare delle cose, ecco lì si pone il problema. Il problema del mondo occidentale è proprio questo, che ci sono tanti cattivi maestri che hanno fatto tanti danni alle persone
e quindi e lo continuano a fare. E quindi forse io direi anche questo, per legare questo nostro discorso all'attualità, direi che forse uno dei problemi che si ha nel mondo occidentale, o comunque nelle persone che la pensano in questo modo, è che purtroppo l'uomo occidentale è disabituato a pensare con la propria testa, a sentire col proprio cuore. L'uomo occidentale è abituato a seguire l'ideologia di quello, l'ideologia di quell'altro, la cultura di quello, la filosofia di quell'altro. E secondo te perché? Questo succede esattamente per un motivo. Quando sei sganciato completamente dal tuo essere. E quando sei immerso, come abbiamo visto l'altra alienato volta. Alienato quasi, sì esatto, sei addormentato, alienato comunque, alienato dal tuo centro interiore, dal tuo essere, e nella rete di sonno, certo. Certo, e poi naturalmente non facilita questo processo e questa comprensione, non la facilita il fatto che in Occidente alcune filosofie o anche religioni hanno instillato questa idea che l'uomo ha una colpa e che è un essere limitato, e quindi tu sei limitato, sei un, diciamolo proprio direttamente, un deficiente che non capisce niente. Esatto. Quindi, non capendo niente, hai bisogno dei maestri che ti indicano la strada, quando invece un maestro presente direbbe l'esatto contrario. Esatto, perché prima di tutto il fatto di, cioè, è vecchio come il mondo, il manipolare le persone con il peccato, il senso di colpa, è ovviamente un modo per manipolare. E poi il fatto di non, allora lo Zen ti dà, come altre poi tradizioni che si avvicinano a queste vie di conoscenza intuitiva, diretta, del divino, dell'essere, no? Ti dà un modo per entrare in contatto diretto con il tuo sé profondo, con si può chiamare in un certo senso anche il divino, nel senso comunque piani superiori di consapevolezza, sì. L'essere. E poi riguardo a questo appunto volevo proprio leggere da un altro libro però di Suzuki, che è Vivere Zen delle Mediterranee. Poi dopo magari li segniamo questi libri, perché oggi non era solo su uno, poi sì. Dopo magari li scriviamo sotto al video. Da questo qua di sempre di Suzuki, Vivere Zen, il Satori si consegue quando l'eternità, cioè il Satori quindi è quel tipo di comprensione, no? Che dicevamo prima, fra virgolette, l'illuminazione, che appunto però in realtà è proprio quando si apre quel tipo di comprensione, no? Di nuova sì. Prospettiva. Il Satori si consegue quando l'eternità incide il tempo o viene in collisione con il tempo, ovvero, che poi è la stessa cosa, quando il tempo emerge esso stesso dall'eternità. Il tempo significa shabetsu, differenziazione, limitazione, mentre l'eternità è byodo, cioè tutto ciò che non è shabetsu. L'eternità che viene in collisione con il tempo significa quindi che byodo e shabetsu si interpenetrano l'un l'altro, che, per usare la terminologia Kegon, lì l'universale e G, l'individuale, si interfondono. Ma dal momento che lo Zen non è tanto interessato alla concettualizzazione quanto invece al cosiddetto pensiero esistenziale, il Satori, si dice, abbia luogo quando la coscienza realizza lo stato di un solo pensiero. Un solo pensiero, i cinen in giapponese, per dire, no? È la più corta unità di tempo possibile. Il Satori è l'esperienza di questo fatto, cioè diciamo che è l'assoluto presente, un'ora eterno. Gli studiosi buddisti spesso definiscono i cinen, un solo pensiero, come un punto del tempo che non ha né un passato né un futuro, vale a dire il punto in cui l'eternità irrompe nel tempo. Il verificarsi di questo importante evento viene chiamato Satori. Che cosa significa?
significa che nella dimensione dell'essere esiste il qui e ora, esiste solo questo momento, no? Esiste l'eternità, cioè in questa significa collegarsi a quella dimensione che è sopra, che trascende lo spazio-tempo, la ruota del samsara, Mara, che è l'entità appunto, no? Che sta lì con i denti e le unghie avvinghiato alla ruota del samsara, del divenire, dello spazio-tempo. E il Satori è semplicemente il ritrovare la propria vera natura, che è nell'essere, e l'essere che sta al di là dello spazio-tempo. Chiaro, chiaro. Io ti ringrazio molto per questo altro appuntamento che sicuramente, spero per me sicuramente, spero anche per chi ci ha ascoltato, sia stato stimolante, e ti do poi appuntamento ancora per un'altra lettura, spero altrettanto stimolante. Ringrazio anche chi ha avuto l'interesse e la pazienza di ascoltarci fino adesso. Grazie, alla prossima.